Giuliana Treia e Avellino Graffitti, benvenuti, che vengono dalla provincia di Pordenone, benvenuti. Voi fate parte di un'associazione che si chiama Amatori Mele Antiche e che comprende associati da quante località, Giuliana? Allora, noi proveniamo da tutto il territorio della pedemontana e montana a nord di Pordenone, però proveniamo in genere da 6 paesi che fanno parte di questo circuito e dove ogni anno noi allestiamo una mostra per presentare queste mele. Queste varietà. Che io vi vorrei subito far vedere. Vedete come sono diverse da quelle che noi oggi compriamo al supermercato? Hanno colori diversi, profumi diversi, forme diverse, anche inusuali. Per esempio, la più inusuale per me è questa. Che mela è questa, Giuliana? È un antico limoncello. Limoncello si chiama? Sì, limoncello. E che caratteristiche ha? La caratteristica di essere una mela che ha profumo di limone, che ricorda vagamente il limone, piuttosto acidula e che si conserva a lungo. A lungo. Questa anche mi dicevi che è una mela particolare? Una mela ruggine, sì, anche di ruggini ce ne sono di diverse varietà, ruggine dorata, ruggine grigia e ruggine comune che è questa. Ecco, questa che è un amore? Questa è una rossa invernale. Che bella. Anche questa ha il pregio di durare molto, fino a giugno, senza bisogno ovviamente del frigorifero e neanche di quei prodotti che servono, come nelle mele di produzione, a mantenere. Le mele antiche sono così profumate, che è vero che si usavano anche per profumare la biancheria? Certamente, una volta mettevano nei cassetti dei vari armadi, eccetera, le varietà più profumate, tra cui anche la cotogna. La cotogna era proprio... C'era una cotogna qui? No, l'abbiamo trovata. Purtroppo abbiamo portato solo quelle che sono attualmente in buono stato conservativo. Questa qual è? Sempre la rossa invernale o un'altra ancora? No, allora questa ha un'altra prerogativa, che... non è buona cruda, ma solo cotta. Si chiama stoppegna e si usa solo o al forno o per fare marmellate, strudel, eccetera. Ma è dura vero tantissimo. Tantissimo. Ma è vero che sono tutte piccole le mele antiche? Non è assolutamente vero. Quelle che abbiamo portato oggi sono piuttosto modeste, però abbiamo delle varietà, soprattutto una che ha un nome particolare, si chiama mela di Marc. È grande così. È grande così. Non è vero che sono tutte piccole le mele antiche. No, è grande così e molto saporita. È stata importata nell'Ottocento, fino all'Ottocento, da un emigrante, perché nei nostri paesi c'erano gli uomini andavano in America. Tornavano e portavano le marce dall'America di questi alberi particolari. Avellino, come si fa, voi amanti delle mele antiche, a salvare una specie di mela una volta che trovate una pianta, no? Troviamo una pianta che è una varietà magari anche molto interessante ed è antica, e per mantenere, per fare delle piantine nuove si pratica la pratica dell'innesto. Sì, l'innesto, la tecnica dell'innesto, no? Quindi tu praticamente prendo un melo selvatico che posso trovare nel bosco, o si può anche seminare il semino, nasce la piantina, dopo 2 anni viene una piantina su un centimetro o due di diametro. E se io voglio innestare il melo antico su una pianta di melo normale che ho a casa, lo posso benissimo, fare? Benissimo, sì, perfetto. Basta che lo innesto su un melo. Bisogna cambiare magari il tipo di innesto. Va bene, okay. Quello là proprio si addice in base alle dimensioni delle... Fammi vedere i tipi di innesti che ecco, qua che ho si fatto usano. Adesso io 4-5 allora, tipi più, che più comuni. Ecco, questo qua è un tipo di innesto a corona. Praticamente tu sulla pianta, quella su cui innesti, vai a innestare un ramoscello giovane della pianta antica, di quella antica, che vuoi salvare. Ecco. Quindi un ramoscello, mi dicevi, dell'ultimo anno di dell'ultimo anno, vede che questo qua è proprio il terminale, vede, no? Sì, il terminale. E dopo prendo e lo innesti. Questo che tipo di innesto è? Questo qua è a corona, che si può fare su delle piante molto grosse anche come dimensioni. Anche molto grosse, si innestano più marze. Queste più qua si chiamano marze. Le marze, ecco, perfetto. No? Dopo bisogna mettere del mastice per non passi l'aria, che non si secchi. Certo. E viene legato con del nastro, della rafia, no? Ecco, questo è anche un innesto a corona, questo? No, questo qua è un innesto a spacco. Questo qua è uno dei primi innesti fatto dall'uomo. I più antichi. Diciamo che adesso è una pratica che non si usa più tanto. Perché, non si usa più tanto perché? Perché si ferisce troppo la pianta, vede che c'è uno spacco. Sì. E qua può darsi che il callo, si chiama callo quello che... Si apre troppo, si ferisce troppo. Da dentro magari l'umidità, la pioggia, anche se si mette il macice, no? E vengono dei funghi, vengono delle patologie, insomma. Poi che altro innesto mi ha portato? Questo qua è un innesto molto praticato che... No?
anche se, ecco, che si chiama triangolo. L'innesto triangolo, cioè tu fai il triangolo. Devo con, fare un triangolo qua, che adesso ci sono anche dei coltellini che, no, che si trovano, che fanno, si fa proprio la sede così. Dopo bisogna fare la marza. Fermo, sì, fammi vedere il triangolo alla telecamera, ecco, vedete. Dopodiché? La marza viene fatta con sempre la stessa angolazione, sì, no? Che si innesti perfetta dentro. Perfetto, deve combaciare. Perché l'innesto no, attecchisce se io ho la zona del cambio è sotto la corteccia, è qua che passa la linfa. E lì dentro, quindi ecco, devo attaccare giusto così, ecco, in maniera che la linfa si attacca. Vabbè, no, tu attacca, fammi vedere col mastice tutto, mentre Giuliana invece mi dice qualche altra varietà che ci hai portato, di cui non abbiamo parlato. C'è qui? Sì, a parte quelli appunto che abbiamo notato già messo in evidenza, abbiamo per esempio questa che è una striato dolce. Striato si chiama dolce. Striato dolce, sì. È molto buono, proprio il nome stesso lo dice. È una mela che non si conserva a lungo. Senti, quante varietà antiche di mele c'erano? E abbiamo raccolto noi almeno oltre 60 varietà e tuttora continuiamo a ricercare quelle piante che magari dimenticate in qualche borgo, a volte qualche anche... qualche frutteto dismesso. Frutteto dismesso, addirittura a volte anche nei boschi, perché i frutteti sono stati magari invasi dai boschi e sono rimasti. Abbiamo un albero che abbiamo scoperto per caso, che ha oltre 150 anni, un melo antico che bellissimo, bello. E che era coperto proprio dalla vegetazione. Questo cos'è, stupendo? Questo sì, è il Mark di prima, che fa le mele grandi. Sì, mi dispiace di non averne perché sono bellissime. E quindi voi nel bosco avete l'albero. Trovato un albero, l'avete tutto liberato? L'abbiamo dalla liberato, era anche rovinato, aveva dei grandi fori dove entrava l'acqua, eccetera. Siamo intervenuti, abbiamo chiesto aiuto all'ERSA, perché noi lavoriamo anche grazie ai contributi dell'ERSA, della provincia e della comunità montana, per cui siamo sostenuti nel nostro lavoro in questo senso, e quindi l'abbiamo, virgolette, salvato. E quindi lui fruttifica ancora? E lui fruttifica, un anno sì, un anno no. Allora, mentre Avellino, tu continua le tue marze lì, continua a mettere le cose che devi mettere, il mastice, lo scotch, così noi vediamo le varie fasi. Io vi ringrazio tantissimo, grazie a Giuliana Teia e Avellino Graffiti, dell'Associazione Amatori Mele Antiche. Io ho detto Andreis, ma non è solo Andreis, abbiamo detto che sono almeno sei località, vero? Sì, certo. Un'altra? Soprattutto Fanna, che è dove abbiamo la sede, va bene. È un campo scuola. Volevo dire anche questo, che uno degli obiettivi nostri è quello di far conoscere ai bambini, ai ragazzi delle scuole, questo valore, questa eredità di mele sane, che non hanno bisogno di trattamenti e che veramente sono una garanzia di biodiversità. Va bene. In un momento quando il mela di produzione è tutta omologata, tutta un è po' omologata uguale, ed è proprietà anche di qualcuno, mentre le nostre sono proprietà di tutti. Brava, grazie, grazie mille. Io